Claudio Borghi, Diego Fusaro. Allora, l'Europa oggi com'è? Come la descrivete? Europa oggi è una dittatura, Europa oggi è un posto dove la democrazia esiste ogni giorno di meno, è un posto dove tramite la distruzione del lavoro e dei diritti si sta andando verso una depressione e una meridionalizzazione, mi verrebbe a dire, di tre quarti delle popolazioni, che incredibilmente si adattano. Questa è la cosa che mi spaventa di più, la velocità dell'adattamento alla schiavitù. In condizioni normali, se quello che noi viviamo adesso si fosse vissuto con un giorno di stacco rispetto a quello che eravamo prima, ci sarebbe stata una rivolta incredibile. Mentre invece, bollendo ogni giorno di più, togliendo ogni giorno di più, la gente si addormenta, si assuefa e crede che un'alternativa sia impossibile. Invece l'alternativa c'è. Fusaro. Sono d'accordissimo con quanto detto da Claudio. Io partirei da un'immagine per descrivere l'odierna Europa oggi, 2014, ed è Guernica di Picasso. Cioè l'Europa oggi è una vera e propria macelleria sociale in cui il nome del sacro dogma ce lo chiede l'Europa, che è la versione aggiornata del precedente dogma neoliberale, ce lo chiede il mercato, stanno distruggendo uno dopo l'altro tutti i diritti sociali del lavoro e stanno distruggendo uno dietro l'altro i popoli. Il primo popolo gettato nell'abisso, per inciso, è lo sventurato popolo greco, che è stato gettato nell'abisso in un vero e proprio genocidio di tipo finanziario. Per cui l'odierna Europa è qualcosa di assolutamente terribile. Io lo chiamo esattamente, richiamandomi appunto anche a quello che diceva Claudio, una dittatura finanziaria, o se volete anche un vero e proprio lager di tipo finanziario, in cui domina su tutta la linea la violenza di tipo economico, in cui non è vero che non siamo in guerra, come ripetono le anime belle, siamo in una guerra di tipo economico in cui non c'è più il carro armato ma c'è lo spread, non c'è più il mitra ma c'è il debito pubblico e sta dominando una vera e propria giunta militare detta pudicamente troica. Uscire dall'euro potrebbe essere una soluzione, ma quali le conseguenze per l'economia italiana e per i lavoratori? Allora, uscire dall'euro è come dire uscire dalla prigione. Lo strumento, la manetta con cui ci costringono a stare attaccati a questo sistema è proprio l'euro. Vale a dire, togliendo il controllo della moneta e mettendolo, che per un'economia è come l'ossigeno, ti fanno credere che nel momento stesso in cui uno dovesse tentare di scappare non avrebbe più l'ossigeno. Sono scene già viste nei film di fantascienza, cioè ti mettono un microchip che ti dicono che se per caso tu ti allontani dal punto dove devi stare prigioniero, salti per aria. Però in questo caso invece l'aria all'esterno c'è ed è più buona di quella all'interno, per cui nel momento stesso in cui si esce dall'euro, non dico che diventiamo tutti ricchi, ma almeno siamo padroni di nuovo del nostro destino, è libertà che ci verrà restituita e non è poco. Condivido pienamente quanto detto da Claudio e utilizzerei in questo caso una metafora, un'analogia storica. Chiedere che senso ha uscire dall'euro e cosa c'è fuori dall'euro è l'equivalente per, immaginiamo, un gruppo di detenuti in un lager, chiedere cosa c'è fuori dal lager. L'importante è uscire dal lager, evidentemente, liberarsi dalla dittatura. Bisogna contestare esattamente questa ideologia dell'inevitabilità dell'euro, io la chiamo l'ideologia europea, in continuità con quello che Marx chiamava ideologia tedesca, ma forse l'ideologia europea è anche un'ideologia tedesca, potremmo dire, in questa fase storica, per cui l'ideologia europea tende a presentare l'euro, il sistema eurocratico, come un destino e di più presentare l'uscita eventuale da questo destino come un precipitare nell'abisso. Laddove invece l'abisso c'è già e si chiama esattamente Europa dell'euro e della finanza. Per cui il primo compito da svolgere oggi non è chiedersi cosa c'è fuori dall'euro, ma liberarsi il prima possibile, prima che sia troppo tardi. L'Unione Europea è una giunta militare di tipo economico che sta travolgendo i popoli e i diritti come se fosse un rinoceronte. Con il rinoceronte non devi chiederti come agire, come abbatterlo, devi spostarsi devi spostarti dalla sua carica prima che ti travolga. Questa è l'unica cosa che bisogna fare oggi. Per cui uscire dall'euro è uscire da un sistema di governo. L'euro non è una moneta, è un preciso sistema di governo disciplinare in cui, in nome della dittatura economica militare dell'Europa, si stanno distruggendo diritti sociali e diritti del lavoro e i diritti dei popoli. Quindi fuori dall'euro subito per ricostruire la libertà perduta. Un'ultima domanda, secondo voi attualmente nello scenario politico c'è un soggetto che può aiutarci a uscire dalla crisi? Purtroppo mi sembrano tutti
tutti ipnotizzati, esattamente come quello che dicevo prima, cioè vale a dire, si pensi per esempio in Europa, in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, vale a dire tra tutti i paesi più colpiti da questa situazione, non si è riusciti a trovare un deputato euroscettico per consentire al gruppo che comprendeva le forze anti-euro dell'Europa, quindi la Lega Nord in Italia, il Front National in Francia, il PPD in Olanda e così via, di fare un gruppo al Parlamento in modo tale che potesse essere detta, alzata la nostra voce. Il processo di meridionalizzazione, vale a dire di rassegnazione a ricevere delle mance esterne, non lo so, il processo, la sindrome del cane, cioè vale a dire vedo la ciotola e quindi mi va bene anche il guinzaglio, allora a quel punto sta muovendosi con una velocità superiore alle mie previsioni nei paesi dell'Europa del Sud. Questo è molto preoccupante, quindi io purtroppo l'unica speranza che vedo come soggetto politico per riuscire a scardinare questa cosa è il Front National in Francia, che al momento è la forza anti-euro con il maggior consenso elettorale. D'altra parte le rivoluzioni sono sempre state francesi. Io come rappresentante della Lega Nord quindi non posso far altro in Europa che cercare di coltivare l'alleanza con questo partito sperando che i francesi siano un po' più sveli di noi. Condivido in larga parte quello che ha detto Claudio. Io non vedo oggi una forza politica in grado di promuovere l'uscita dall'euro e la lotta contro l'Europa della finanza. Penso che si dovrà lavorare però per creare un fronte unico, unitario, di liberazione nazionale dall'Europa dell'euro e della finanza. Gramscianamente mi piace chiamarlo il moderno principe, che unifichi tutte le forze che al di là delle posizioni specifiche assumano come compito prioritario la liberazione dell'Italia da questa giunta militare economica chiamata Europa e assumano come obiettivo primario per ciò stesso il bene del popolo, dei lavoratori e dell'Italia in quanto tale. Questa è la priorità, su questo bisogna essere molto chiari, bisogna una volta tanto abbandonare le distinzioni e cercare il punto di vista unitario per salvare l'Italia prima che sia troppo tardi. E direi che in ogni caso una delle cartine di tornasole si può vedere su cosa si accordano persone di destra e persone di sinistra. Io che non ho mai avuto paura a definirmi di destra e te che non hai mai avuto paura a definirti di sinistra, andiamo d'accordissimo. Dall'altra parte della barricata ci sono persone di destra e di sinistra che vanno d'accordissimo per mantenere questa situazione eurocentrica. Per cui la divisione nuova non è quella ormai desueta del destra e sinistra, dove tutto quello che questi termini intendevano sono ormai scolorati. La divisione adesso è tra libertà e schiavitù. E quindi destra e sinistra veramente devono darsi la mano. Infatti io da tempo teorizzo la fine della dicotomia destra e sinistra e penso che oggi l'unico fronte intelligente e valido sia quello che divide quelli che sostengono questo sistema criminale dell'Unione Europea, capitale finanziario e quant'altro, e invece chi, come noi, sta dalla parte dell'Italia, della difesa del lavoro e lotta contro questa Europa e contro il capitale. Quindi le dicotomie oggi sono cambiate, effettivamente sono molto d'accordo con quello che tu dicevi, non importa se sia di destra, di sinistra, di sopra o di sotto, importa avere come priorità la salvezza del paese, del lavoro e della dignità.